migliorare l'efficienza del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia, ma soprattutto del reparto di cardiologia UTIC, che risente della carenza del personale medico e infermieristico. Questo quanto si è discusso durante un incontro a Palazzo del Carmine tra i componenti della sesta commissione sanità e il distretto regionale del sindacato NURSIN Osvaldo Barba, il management dell'ASP di Caltanissetta e l'Ordine dei Medici di Caltanissetta. Una necessità, quella di incrementare il personale dell'unità ospedaliera, che nasce a seguito dei disagi riscontrati da parte degli utenti dell'ospedale, costretti ad attendere per lunghe ore di essere ricevuti. Ci siamo resi conto che una politica regionale criticabile, così come sostenuto dai più che hanno partecipato a dette riunioni, ha portato all'alternanza di troppi direttori, troppi manager, troppi responsabili, per cui una vera e propria programmazione non si è potuta né fare né tantomeno realizzare. Allora il nostro scopo è quello di concentrarci su quelle che sono le criticità e soprattutto su quelle che sono le proposte di correttivi da apportare, provenienti dal tavolo e provenienti dagli stessi attori istituzionali, perché loro sono quelli che fanno la sanità, sono i medici, sono gli infermieri e altro. Questo sarà opportunamente veicolato attraverso un consiglio straordinario sul mondo della sanità in provincia e in Caltanissetta, a Caltanissetta in particolare, coinvolgendo tutti gli attori. Si è visto dalle ultime indagini che la carenza cronica di infermieri porta a un maggior tasso di morbilità e di mortalità. Quindi noi chiediamo ai vertici e ringraziamo la Commissione Sanità del Comune di Caltanissetta, che ha inteso organizzare questa tavola rotonda. È necessaria dunque la riorganizzazione dell'intera unità ospedaliera, a partire dal sistema del 118 fino al ricovero in ospedale. Questo è ciò che ha ribadito il segretario regionale del sindacato NURSIN Osvaldo Barba, che suggerisce inoltre una maggiore coesione tra le parti sociali, l'ASP e le organizzazioni sindacali, per garantire una maggiore efficienza del servizio ai cittadini. Tutte le criticità che, come abbiamo detto, partono dal sistema di 118 e arrivano fino al ricovero in ospedale. Vorremmo cercare di capire dove sono i punti più deboli di questo processo assistenziale e valutare assieme, tutti assieme, quali siano le migliorazioni da intraprendere per fare sì che un paziente ricoverato in cardiologia non stia in barella oltre il tempo consentito, addirittura eliminare completamente le barelle perché non sono compatibili né con un'area cardiologica né tantomeno con una di terapia intensiva.